Ciao! Ciao! Bentornati nel nostro canale. Io sono Anna. Io sono Daniele. E in questo canale troverete tutorial, recensioni, prove sul campo, tutte su base storica. Come vi avevamo anticipato l'altra volta nel video precedente dove vi abbiamo mostrato come si accendeva il fuoco, oggi vi mostreremo un'altra cosa essenziale, il cotone carbonizzato. Dato che per accendere il fuoco abbiamo bisogno di tre cose fondamentali, quindi un acciarino, una pietra e un'esca. Eccola qua. In realtà non sappiamo quando il cotone carbonizzato è stato usato. Sappiamo per certo comunque che veniva già usato nel XVII secolo. Noi comunque, facendo esperimenti su base storica, comunque lo riproponiamo perché potrebbe essere anche stato utilizzato nel Medioevo. Quello di cui abbiamo bisogno sono dei lembi di stoffa. I lembi di stoffa, è vero che la stoffa nel Medioevo costava tantissimo, poi magari ci faremo un video proprio sulla stoffa, è vero che costava tantissimo, però comunque poteva capitare di avere proprio delle vesti molto logore, molto strappate, per cui avanzavano dei piccoli lembi. Questi lembi in pratica vanno semplicemente cotti in un tegame, in un padellino, vanno messi all'interno, stanno attenti che non prendano fuoco, e poi vanno coperti per eliminare l'aria. La cottura della stoffa in assenza di aria crea una sorta di pirolisi, andando a carbonizzare, nel vero senso della parola, il cotone, creando poi quello che abbiamo usato nei video precedenti. Dobbiamo aspettare un pochino. Se noi avessimo un buco su questo, diciamo, coperchio, noi potremmo vedere una fiammella. Al termine della fiammella noi sappiamo che dentro si è carbonizzato. In questo caso non lo sappiamo, dobbiamo semplicemente aspettare qualche minuto e ovviamente andare a controllare se il cotone si è effettivamente carbonizzato, altrimenti aspettare un altro pochino. Comunque è un procedimento abbastanza semplice, è come cucinare il cotone. Oggi avevamo fame, quindi... E quindi mangiamo cotone arrosto. Ecco, adesso possiamo eliminarlo, lo andiamo a togliere, in questo caso qua, stando attenti a eliminare l'ossigeno, perché altrimenti lui tenderà a bruciare. Infatti vi ricordate l'effetto che faceva con l'acciarino? Una volta levato l'ossigeno, noi abbiamo il cotone carbonizzato. Perfetto. Questo è il metodo, diciamo, più veloce per farlo. Ora noi abbiamo utilizzato un coccetto che si è rotto, perché ovviamente qui c'era una vecchia candela dentro, l'abbiamo tolta e abbiamo fatto l'esperimento. Comunque, una volta messo sul fuoco, si va a mettere il coperchio di sopra, si aspetta qualche minuto, il cotone è pronto e poi si va a chiudere per eliminare l'ossigeno. Se voi invece avete un pentolino con un buco sopra, voi potete vedere una fiammella proprio da questo buco che indica che tutta la gassificazione, quindi la pirolizzazione del cotone, sta avvenendo, e nel momento in cui questa fiammella va a spegnersi noi sappiamo che il nostro cotone è pronto. Questo adesso è pronto per essere utilizzato, anzi lo facciamo anche vedere visto che ce l'abbiamo qua, stando attenti che il vento non se lo porta. Noi lo possiamo tranquillamente utilizzare. Ecco qua, è partito. Ecco qua, è partito. Comunque è un innesco che funziona sempre e funziona subito. Tra le altre cose, piccola curiosità, ci siamo dimenticati l'accendino, perché di solito noi non accendiamo con l'acciarino i fuochi per fare un video, di solito no. Però siccome ci siamo dimenticati l'accendino, questa volta abbiamo dovuto utilizzare di nuovo l'acciarino. Ho utilizzato proprio il cotone carbonizzato per far vedere come si creava il cotone carbonizzato. Io direi di chiudere il video qua. Penso che l'esperimento sia riuscito.
vi ringraziamo. Grazie per la visione, spero che insomma siamo stati esaustivi la spiegazione, oggi okay. Video piccolino. Se avete domande, richieste di qualsiasi tipo, noi siamo sempre disponibili e sempre, ci fa sempre piacere che comunque voi partecipiate a questo. E iscrivetevi, commentate, condividete. Un grazie alla e alla prossima. Ciao! Ciao.